Buongiorno, allora ho una faccia stravolta perché mi sono svegliata tipo 10 minuti fa. Sono le 9:43. Siamo lì, sono quasi le 10. E sì, oggi è domenica 3 e anche l'ultimo vlog l'ho fatto di domenica, ma questa cosa non è stata fatta apposta, giuro. E sì, è tipo una settimana e mezzo che io non faccio video, quindi è tantissima novità, però ho motivazioni valide. Allora, avevo girato un video haul perché ero stata alla Macca a Genova con mamma e quindi ho fatto un po' di acquisti per farveli vedere. E poi ho girato la body care routine. Entrambi girati fuori fuoco, non so perché. C'era un sole assurdo, li ho fatti entrambi con luce naturale, quindi il fuoco è andato a farsi benedire e non era impossibile anche solo montarli. Quindi sì, poi noterete una leggera differenza di guance. Martedì 28 mi sono tolta durante il giudizio, quindi ieri sono stata un pochino meglio, quindi sono anche uscita un po' di mattina, un po' di pomeriggio. Oggi sto nettamente meglio, soltanto che i punti cominciano a tirare, quindi ogni tanto ti viene delle fitte che vorrei buttarmi di sotto, ma cerco di far finta di niente. E quindi sì. E niente, io oggi non so cosa farò, eccetto che sono a mangiare da Iari. Quindi mi devo preparare. Sì, però prima devo fare colazione, perché se no non si va da nessuna parte. Poi avevo fatto anche la bimba brava perché ho detto vabbè, mi lavo il dente del giudizio, lo vloggo visto che è uno sbotto che non faccio un video, soltanto che sarebbero state riprese dove io piangevo, urlavo e soprattutto ero un criceto perché mi faceva avessi una cavia peruviana dentro la bocca, non è una cosa molto carina. Quindi ieri sera sono riuscita a masticare un po' la pasta e la scamorza fatta affumicata, quindi dovrei riuscire a mangiare oggi. Quindi intanto prendo il latte freddo rigorosamente, dente del giudizio almeno io d'estate il latte. Devo essere sincera che questo è un esperimento, perché io acqua, siepide e limone non l'ho mai voluto sapere. Perché l'idea di bere qualcosa di caldo e aspro la mattina mi viene lungo. Però alla fine, visto che ho un metabolismo che più che lento è un tapiro, cioè alla velocità di un tapiro il mio metabolismo, mi va più che altro. E quindi bubble beve da un annetto e mezzo, se va benissimo, nessun tipo di problema, fatemi. Male non fa perché è limone. Lo bevo con la cannuccia perché già lice tantissimo i denti. Io già bevo 3-4 caffè al giorno, quindi ci penso un'ora in già lice. Se poi ci metto anche il limone sono rovinata. E lo provo anche perché questo dice che ho letto su diversi siti, bevendo questo dopo un po' la gente smette di avere il desiderio del caffè la mattina, il che mi aiuterebbe perché io già sono schizzata di mattina se bevo il caffè. Impazzisco, quindi sarebbe una buona cosa. Comunque, proviamo questo. Questa acqua tiepida. Non mi piace. Forse perché quando ero piccola, magari visto che avevamo disturbi di pancia, quindi qualche virussino, il dottore diceva di dare acqua e limone. Mia mamma mi dava soltanto limone perché sapeva che il limone con l'acqua non mi piace perché amo il sapore aspro. E quindi non mi dispiace, quindi adesso me lo bevo e poi finalmente posso fare colazione. Ho il fiatone perché fa un caldo boia e sono appena stata giù con Gecchino e ho avuto la bella idea di rincorrere mentre era al guinzaglio un altro cane. Quindi ho fatto tipo una specie di maratona, quindi sto grondando. Ma va bene. Mi sono appena resa conto che mi ha morto il mouse, il che è per me una cosa scomodissima perché senza mouse io non posso vivere, perché non mi riesce a non usare il mouse, usare quello che c'è sul PC. Tra l'altro questa non serve nemmeno una brutta postazione per fare video, perché avrei l'altezza giusta dello sgabello e la mensola giusta senza dover usare nessun tipo di cavalletto creato con i libri. Riuscissi ad avere una luce qui dietro, però ci posso lavorare, tipo una lampadina piccola, ci posso lavorare, sì. Tanto qui si vede bene la mia guancia, ha cresciuto ancora persistente.
Comunque, visto che ho ancora un sacco di tempo, ho preparato il cibo a Jack, così poi lo porto con me da Yari. E stavo salvando alcune foto dal telefono al PC perché voglio svuotarlo, perché facendo i vlog col telefono mi si occupa un sacco di memoria, quindi mi serve spazio libero. Poi volevo cominciare a fare la bambina brava, ovvero ho iniziato a leggere il primo libro dei 9 libri o 11, all'incirca, una decina. Che devo leggere, che è di Pietro Fnere Mara Marcheschi, che è ritardo mentale, capire e curare una grave malattia della mente. Che io adoro questo argomento perché a scuola la prof ce l'ha spiegato benissimo, mi piace un sacco, però questo libro è veramente pesantissimo, quindi volevo, io leggo e sottolineo, cioè evidenzio, volevo iniziare a copiare cose evidenziate in modo tale da fare una specie di riassunto in modo tale da da apprendere meglio quello che c'è scritto, così se poi a settembre mi chiede di cosa parla il libro, so dirgli qualcosa. L'unica cosa è che tutti i libri che mi vado a leggere, questo è l'unico che so che mi piacerà, cioè che più di tutti, perché gli altri sono delle mattonate tipo I Malavoglia, il Fu Mattia Pascal, abbiamo il libro di Kant, quindi pesate che non avrò voglia di leggere. Ma detto ciò, tra l'altro ho scoperto che ho un video montato, io continuo a usare il mouse che non va, che è il video sulle creazioni che ho fatto, che sono alcune in film e altre no. Fatemi sapere qui sotto se vi interessa, nel caso lo metto, è corto, dura tipo 3-4 minuti. E che non sono tantissime, però comunque ve lo metto. Adesso io mi metto a fare questa cosa, perché se no gira e rigira, perdo tempo e non faccio niente. Si va a tagliare. È un assassino. Perché? Perché ha ammazzato un povero pesce. Aveva una famiglia questo pesce, lo Pensavo sai? non l'ho ammazzato io. Tuo babbo. Sì. Ecco perché non sopporto il tuo babbo. Aveva una famiglia il Non pesce. c'è più la famiglia. Ma e se ti ammazzasse la tua? La famiglia non si può mangiare, però il pesce sì. Esistono i cannibali. Cannibali non esistono più. Povero pesce. Il vecchino fa la guardia, perché guardia si è rifiutato la spazzatura. Allora, abbiamo mangiato la lasagne fatte dalla sua mamma. Sua. Saluta, Uno di uno. che non ti hanno ancora visto. No, ma sono... Dai, boh. Ascolta, ci sono 35 gradi in casa. E Capito, i 250 peli nera. chi se ne frega, sei un uomo. Che schifo l'uomo in depilato. E era un sacco di critiche per Questa è una questa frase che ho sega. appena detto, cioè, allora, ci sono uomo e uomo. Un conto il petto se te lo vuoi fare perché c'è tatuaggi, mi va bene. Ma le gambe, no. Poi ci sono uomini che si depilano anche le braccia e le ascelle. Parliamone. Le ascelle. A tutto c'è un limite. Comunque, si è mangiato un po' di, come si chiama il formaggio? Il brie. E lasagne morbide morbide perché sì, riesco a masticare, però ancora niente. E ora mi ha fatto il purè. Lui pulisce quel coso che ha ucciso e io invece ho la Antarago. mozzarella, oh, zitta. Io ho la mozzarella. E poi c'è Piranha alla TV. Siccome non l'abbiamo visto tante volte, vero amore? Non si è mai visto No, nella miliardo, TV. miliardo e mezzo. Quindi niente. Piace, ma anche proprio anche la testa ci dovevi Dio mettere. vuole, la testa si muove tutte. È bestemmiato, ora si incazzerà. Io ho la mozzarella triste e mi ha dato tipo mezzo chilo di purè. Devo diventare una patata? Che schifo. Ma chi è il design dei vestiti di questo gioco? Scusami. Domando chi ha fatto GTA 5. Cambiano, se la completi. E Non ti ascolto. virato la tubellina, è dall'altra parte. Fai le corna con il servizio civile? Sì. Che allora sono le 4:30. Siamo scesi con il topo, perché bisogna fargli fare un giro. Poi lo portiamo a casa e poi andiamo al parco Levante. Dove te mi farei spendere tutti i soldi in cose che in realtà a me non mi servono. Allora perché le
perché mi servono. Inconsciamente mi servono. Come? Smetti, colpa tua se ho comprato le cose a Firenze da Piazza Italia. Mente, merda, cosa? Menti. Di là no, perché c'è il cane bello attivo. Di là c'è il cane cattivo. C'è il cane cattivo, quindi no. Ho guidato lui. Viva per miracolo. Ma no, non è vero. Sa guidare bene. Poi si mozzo la testa. Normale. No. Sto parlando. Sì. E siamo al Parco Levante, facciamo un giro e si spendono tutti i soldi. Che non ho. Quindi non si potranno spendere i soldi. E c'è il sole, io non ci vedo. Ma spieghiamo perché non siamo mai, lo sanno, sì. Sì, l'ho spiegato stamattina. E beh, l'ho avuto una placca, quindi ha finito stamattina l'antibiotico. E io mi sono levato al dente e quindi... Tra l'altro ho mangiato un sacco a pranzo e mi fa un pochino male. Però vabbè, passa, passa. Si pensava fosse più piccolo, in realtà è gigante. Enorme. Beh? Enorme. Lui mi ignora come sempre. Famoso su YouTube io. Dimmi se, amore, ci schiacciano. Gli altri sono più famosi, vanno anche tutti i deno. Sì, appunto. Fai vedere i pacchetti. Guarda, chi ha da Piazza Italia ho preso due canotte e un pantalone che ti piacciono. No, amore. Sì. Infatti ho preso. E da... Amore. Sì. Tanto non gli piaceranno più. E all'OVS una maglia bianca che ha trovato lui. 4 euro. OVS. Amore. Sì. E adesso stiamo andando da Hobby perché il bimbo vuole andare da Hobby. Hobby, da là. Perché? Cosa pensavo 3 anni fa? Cosa ho pensato io 3 anni fa? Devo andare all'altra parte. Vai, via, sì. C'è sempre tempo. Ormai no. Devo soffermarmi. Simpatico, eh? Chi è? Te. Me ne sono reso conto. No. Io ho preso questo. Perché devo fare delle cosine con il silicone e il fimo. Da quando in qua sei un giardiniere, mon amour? No, non sono un giardiniere, ma no. Sei un funghiere. No, sto scambiando. Che palle, io li odio questi negozi. Anche da piccino li odiavo. Dove andiamo? Via, no, vero? No, via. No, via, tanto è finito. Sono tipo le 8, ma vabbè. Comunque, alla fine, questa è la canottiera che ho preso da Piazza Italia. Che è uguale a quella che ho preso da Piazza Italia a Firenze, bianca, che può avere tanto avere tutto in un haul. Poi ho preso un po' di pantaloni e sono mente già pronta per uscire perché si va a mangiare una pizza. E sull'alba qui non si vede, però Marilyn mi viene sfalsato un sacco. E ho fatto soltanto le gadelle e ho sistemato un po' lo chignon e basta. Vi faccio vedere l'outfit. Io lo adoro un sacco. Era tantissimo che cercavo questi pantaloni. Li vedevo a tutte le mie amiche, di cui ti rosicavo una marea. Quindi l'ho presa. Ci preferivo quella bianca, perché io non sono molto abituata ai colori fluo. Comunque l'ho presa anche nera. Però è da stirare, perché sul bianco le grinze si vedono molto di più. Quindi niente. Questo è quanto. Io lo adoro troppo. Puoi sapere cosa ne pensate, se sto malissimo, se mi stanno bene, accetto qualsiasi tipo di commento. Tanto a me piacciono, quindi... Anche se mi dite che sembro una balenottera, lo so, non ho il fisico perfetto. Pace. Che hai fatto, Mumi? Una bellissima. Allora, abbiamo cenato. Sono le 11. Vai, vai. Siamo andati in Bodeghita, che è un pub su Fossi. Fossi di Venezia. E io ho preso una Tennent, che però se vuoi berla fuori te la mettono in un bicchiere di plastica. Giustamente, perché qui per evitare di fare casino in terra. Io ho preso un bel mojito fatto bene, in modo stracorretto. Perché lo fanno bomba. La birra mi fa cagare. Siccome lei non sa bere la birra mentre cammina, mi fa: è impossibile, ho dovuto berla. Per dimostrare che è possibile, però la bocca è e io l'ho fatta assaggiare la birra.
Perché a me la birra, io devo berla nella bottiglia. Se me la metti in bottiglia, anche mentre cammino riesco a berla. Ma la birra nel bicchiere di plastica, la Tennent's nel No, bicchiere di diciamo che la birra plastica. fa proprio cagare in tutti i sensi. Io finisco la birra al vino. Mi va a La morire. birra, la Tennent's nel bicchiere di plastica, mi fa un po' cagare, però. Così, se no, non si beve. Quindi, ti hai preso il mojito. Sì, che fino a 2 minuti fa era buono, poi ho messo la birra dietro ma cagare ora. Volevo riprendere come avevamo fatto bene il mojito, però per il mio telefono dentro il locale era buio. Per fare le foto no, per il video sì. Quindi va bene così. E adesso andiamo verso il comune, sì. Che viene I your taxi. father per portarci a casuccia. Perché comunque domani mi devo svegliare presto perché è lunedì. Ed è E non chiedo buio. io, se no mi levo già il capo. Il foglio rosa, la patente a Foglio tuo rosa. babbo. Allora. Non vi spaventate, lo so, mi stavo per andare a letto, stavo finendo di montare il vlog e poi me ne andavo a dormire, però mi sono accorta che un pezzo del vlog, come avete visto, sarà buio, non so perché, già, una clip e basta. E poi l'ultima clip dove ho dato la buonanotte, mi sono arrivata a casa, non si sentiva niente, quindi, E nel montaggio mi sono accorta che si vede tantissimo il livido qua giallo, purtroppo non ci posso fare niente, non so come nasconderlo. E quindi niente, vi do la buonanotte, ci tenevo comunque a farvi la clip per ringraziarvi per aver visto questo video. Ho un sacco di video da farvi e voglio farvi comunque altri vlog, quindi cercherò di fare cose un po' interessanti durante la settimana. Comunque me li chiedete, poi mi piace farli e vedo che a voi comunque piace guardarli. Quindi niente, adesso ovviamente vado a letto col mio pigiamino molto sexy blu. E niente, ci vediamo al prossimo video. Notte!